Sindacato, la CISL ricorda commossa la figura di Pier Carniti, storico sindacalista della Confederazione ed ex senatore, scomparso all'età di 81 anni. Nato a Castellone, in provincia di Cremona, il 25 settembre del 1936, nipote della poetessa Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della FIM, la Federazione dei Metalmeccanici della CISL, di cui era diventato poi segretario generale dal 1979 al 1985. In quegli anni era il 14 febbraio del 1984, sarà il più tenace sostenitore dell'accordo di San Valentino sul taglio della scala mobile, intesa che pose le basi per la stagione successiva degli accordi sulla politica dei redditi dei primi anni 90. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è stato anche senatore, eletto con il Partito Socialista Italiano nel 93 e nel 94. Commosso il commento della segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, è un momento di dolore e di grave lutto per la CISL e per tutto il movimento sindacale italiano, ha dichiarato. Pier è stato per i lavoratori italiani e per tutti noi un punto di riferimento costante ed una guida morale e politica. È stato un sindacalista che ha segnato con la sua azione sindacale davvero un'epoca. Lascia un vuoto enorme nella società italiana, non lo dimenticheremo mai, ha dichiarato. Costruire un mondo migliore con un po' più di eguaglianza e di giustizia sociale. Questa è la grande lezione storica e culturale che ci ha lasciato Pier Carniti, ha concluso la sindacalista. Felsa CISL, 20 anni di contrattazione e rappresentanza dei lavoratori somministrati, è il leitmotiv del workshop promosso dalla Federazione dei Lavoratori Somministrati, autonomi atipici della CISL. L'iniziativa al Parlamentino del CNEL, tra i relatori, oltre al segretario generale della categoria cislina Mattia Pirulli, il presidente del CNEL Tiziano Treu, Emanuele Massagli, presidente ADAPT, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. L'iniziativa ha voluto ripercorrere lo sviluppo della contrattazione di settore a 20 anni dalla sottoscrizione del primo contratto nazionale dei lavoratori somministrati, avvenuta il 28 maggio del 1998. Uno strumento in cui abbiamo creduto e che ci ha permesso di tradurre un principio legislativo in una flessibilità regolamentata, ha dichiarato Mattia Pirulli, sottolineando anche l'evoluzione della rappresentanza nell'era della globalizzazione e dei nuovi lavori, in cui la vera sfida è quella della piena realizzazione di nuove forme di tutele della dignità del lavoro. Un'allerta che rimane alta visto che in Italia la globalizzazione ha portato nuovi colossi che chiedono lavoro iperflessibile e nei fatti ipotutelato, ha sottolineato Giorgio Vittadini. Fra economia digitale e gig economy, ha aggiunto, non si può abbassare la guardia di fronte a forme contrattuali che rischiano di essere fuori dal mercato in ambiti regolati dallo sfruttamento. Ed è per questo che il sindacato ha il dovere di rendere il sistema più inclusivo e di raccogliere anche le esigenze dei nuovi lavori che vanno tutelati, ha evidenziato la leader CISL Anna Maria Furlan, sottolineando il ruolo svolto dalla Felsa, un incubatore straordinario di nuovi sindacalisti che ha consentito di realizzare attraverso la contrattazione un moderno sistema di bilateralità e di equiparare le condizioni di lavoro dei lavoratori in somministrazione, ha concluso la sindacalista. Mercatone 1, entra nel vivo il confronto tra i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux e i commissari straordinari del gruppo di vendita di mobili e complementi di arredo. Nelle scorse settimane il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato l'autorizzazione alla cessione di 68 punti vendita. 55 negozi saranno ceduti alla Shernon Holding SRL, società che opererà nell'ambito dello stesso settore merceologico di Mercatone 1 e garantirà pertanto per i negozi oggetto di acquisizione continuità di business. Per la Fisascat, che incontrerà la direzione aziendale il 19 e il 28 giugno, sarà necessario procedere al rilancio dei punti vendita attraverso la rivitalizzazione del brand. È in programma per i prossimi 22 e 29 giugno il confronto con la Cosmo SPA, società attiva in Italia e all'estero con negozi a Marco Globo, che acquisirà 13 negozi Mercatone 1, modificando radicalmente il core business aziendale. Rispetto ai livelli occupazionali, le garanzie sul passaggio riguarderebbero allo Stato complessivamente circa 2.000 dipendenti, con l'esclusione di circa 1.000 lavoratori. Per il segretario nazionale della categoria cislina, Vincenzo Dell'Orefice, si potrà parlare di rilancio aziendale solo se si garantirà la continuità occupazionale ad un numero importante di addetti. I dipendenti provenienti da Mercatone 1 sono pienamente consapevoli che dovranno rimettersi in gioco, modificando la professionalità acquisita, ha aggiunto il sindacalista. Quello che è certo, ha concluso Dell'Orefice, è che i lavoratori possono rappresentare la pietra angolare per ricostruire un solido progetto di business.
Comifar al via le trattative tra i sindacati di categoria Filcams CGL Fisascat CISL Uil Tux, il gruppo leader della distribuzione farmaceutica in Italia, per il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto a gennaio, applicato a circa 1.500 dipendenti. La direzione aziendale ha espresso disponibilità a trattare sui contenuti della piattaforma di rinnovo presentata nelle scorse settimane dalle tre sigle: relazioni sindacali, organizzazione e mercato del lavoro, welfare aziendale, sostegno alla genitorialità, conciliazione vita-lavoro, contrasto alla violenza di genere, formazione professionale, tutele nei processi di esternalizzazione e inserimento della clausola sociale nei capitolati di appalto, le principali richieste dei sindacati che puntano anche alla revisione del sistema premiante attraverso la definizione di indicatori di carattere generale, in grado di rendere accessibile a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori atipici, il traguardo del premio, per le tre sigle da aumentare fino a 1.300 euro. Il negoziato è aggiornato al 26 giugno, al 12 al 24 luglio. NH Hotels al tavolo con i sindacati nazionali di categoria Filcams, Fisascat e Uil Tux sui diritti di informazione. La direzione aziendale ha illustrato l'andamento della più grande catena alberghiera italiana con 51 strutture, circa 1.250 dipendenti, prevalentemente a tempo indeterminato. Il fatturato di NH Hotels nel 2017 è cresciuto del 18% rispetto all'anno precedente, registrando un indice positivo di occupazione delle camere. La direzione aziendale ha annunciato nuovi investimenti finalizzati all'ulteriore miglioramento degli standard qualitativi e l'ampliamento della rete alberghiera. Già il 25 aprile 2018 il debutto dell'NH Rio Novo a Venezia, nel 2019 è prevista una nuova apertura a Murano, nel 2020 è prevista l'inaugurazione di una nuova realtà anche a Milano. I sindacati, a fronte dei positivi dati di bilancio, hanno sollecitato l'apertura di un confronto volto alla definizione del nuovo contratto integrativo aziendale disdettato nel 2012. Apprezziamo la disponibilità a riattivare il negoziato, ha dichiarato il funzionario sindacale della Fisascat Salvatore Caro Fratello. Il nostro auspicio, ha concluso il sindacalista, è che al positivo andamento aziendale corrisponda l'avvio di altrettante positive e proficue relazioni sindacali. Formazione Fisascat, giovani, nuove competenze digitali e lavoro 4.0, il tema conduttore della settima edizione del campo scuola promosso dalla Fisascat a Palau in Sardegna dal 3 al 9 giugno. La settimana di approfondimento sindacale, riservata a 40 giovani sindacalisti della categoria cislina, ha esaminato lo scenario socio-economico ed ha analizzato il mercato del lavoro e il ruolo della contrattazione nazionale decentrata nel commercio, turismo e servizi, con particolare riferimento all'evoluzione degli interventi di welfare e della bilateralità di settore. La sessione formativa ha registrato la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo sindacale ed universitario e si è conclusa con una tavola rotonda sul tema i giovani e il nuovo welfare, alla quale hanno preso parte, oltre al segretario generale della Fisascat Davide Guarini, il segretario confederale CISL Ignazio Ganga, il segretario generale della USR Sardegna Gavino Carta, Marco Lai, docente dell'Università di Firenze e del Centro Studi CISL, e Antonella Marzala, esperta di politiche attive del lavoro e welfare. Unicare Europa si è svolta a Bruxelles presso la sede di UniEuropa il workshop organizzato dal Sindacato Europeo della Cura e dell'Assistenza alla Persona in previsione della celebrazione della giornata contro gli abusi sugli anziani, in programma il prossimo 15 giugno, promossa da Unicare Europa, da Age Platform Europe e dall'European Network of National Human Rights Institution con il patrocinio della Commissione Europea. Nel corso della kermesse è stata presentata un'ampia panoramica sulla situazione in Europa tra invecchiamento demografico, la mancanza di figure professionali nel settore di cura e assistenza e il rispetto delle previsioni della Carta dei diritti umani anche per i soggetti deboli. Per la FIST CISL ha preso parte il funzionario della Fisascat Dario Campeotto, che ha presentato l'esperienza italiana nella cura alla persona anziana, illustrando l'evoluzione del contratto nazionale del lavoro domestico applicato a colf e badanti. Una esperienza positiva di contrattazione, ha dichiarato Campeotto, perché è la dimostrazione dell'evoluzione sempre più ampia della consapevolezza che deve esserci pari dignità tra tutti, sia per chi riceve sia per chi fornisce i servizi in questo settore, ha concluso il sindacalista. In Friuli Venezia Giulia le confederazioni regionali CGL e CISL UIL hanno siglato con la Confcommercio un accordo per contrastare le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro. Il documento sancisce l'impegno comune a promuovere in ogni azienda del terziario della regione azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo la possibilità di adottare misure organizzative finalizzate alla cessazione immediata dei comportamenti molesti. Tra queste anche il
trasferimento in via temporanea tra reparti, uffici e un'altra unità produttive, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Soddisfazione in casa CISL e Fisascat. Per il segretario regionale della categoria cislina, Adriano Giacomazzi, l'intesa rafforza le relazioni sindacali esistenti e crea consapevolezza sulla necessità di contrastare un fenomeno purtroppo in crescita. In Toscana, l'ente bilaterale del turismo toscano e BTT mette a disposizione 500.000 euro per misure di sostegno al reddito e all'impresa. Fra gli interventi per i lavoratori figurano il rimborso per la presentazione del modello 730 unico, un bonus per l'acquisto di libri scolastici dei figli, per le imprese sussidi per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di alta formazione, oltre che per l'innovazione digitale. Il nostro progetto, ha dichiarato la vicepresidenza di BTT, rappresenta un punto di partenza per sostenere le lavoratrici e i lavoratori del settore turistico toscano. Nei prossimi mesi saranno attivati altri interventi di welfare individuale per sostenere il reddito grazie a contributi per chi ha figli che frequentano l'asilo nido o la materna e contributi per i centri estivi dei figli ed altre azioni, cogliendo l'opportunità offerta dalla normativa vigente. In Puglia, a Bari, la direzione della DISU Puglia, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario pugliese, ha accolto la richiesta della Fisascat e della CISL di Bari sulla riformulazione del bando di gara per l'assegnazione del servizio svolto dai lavoratori in appalto presso le residenze studentesche e degli uffici amministrativi, con l'introduzione della clausola sociale in applicazione delle previsioni di legge e dei contratti e del nuovo codice degli appalti, che garantiscono di fatto l'applicazione delle relative previsioni contrattuali per la stabilità occupazionale. Soddisfazione in casa CISL e in casa Fisascat. I lavoratori, hanno dichiarato il segretario generale della Fisascat di Bari, Maria Ruta, e Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL di Bari, potranno guardare con maggiore serenità al cambio di appalto che, oltre a qualificare il servizio attraverso la formula del Global Service, porterà stabilità economica ed occupazionale a tutti i lavoratori interessati. In Basilicata, a Potenza, la direzione dell'Istituto di Vigilanza Cosmopol, al termine di un incontro con i sindacati di categoria CGL, CISL e UIL, la Regione Basilicata ha accettato la richiesta di Filcams, Fisascat e UIL Tux di introdurre in via sperimentale, a partire dal 1 luglio e per un periodo di 3 mesi, una programmazione dei turni su base settimanale da comunicare per iscritto a ciascun dipendente, definito anche il calendario ferie dal 16 giugno al 30 settembre, articolato in scaglioni consecutivi della durata di 15 giorni. Sospeso dunque lo sciopero previsto per il 5 giugno, il tavolo è stato aggiornato al 14 giugno in Regione. Sul tavolo, due nodi più critici dell'avvertenza: l'applicazione dell'articolo 12 dell'accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di scatti di premialità e l'organizzazione dei servizi di portierato. In Sardegna, a Sassari, sono a rischio occupazione 124 dipendenti della catena di market Sigma, per i quali il consorzio gestore Supermercati Europa Sardegna ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Si è svolto intanto il primo confronto tra i sindacati di categoria, Filcams, Fisascat e UIL Tux, e la proprietà del marchio in mano a Rinaldo Carta, che aveva dato in affitto le attività all'Europa Sardegna. Non si può parlare di licenziamento collettivo per cessazione di attività, ma di restituzione di ramo d'azienda, visto che i punti vendita dovrebbero tornare sotto il diretto controllo della proprietà, ha sottolineato Maria Giovanna Mela della segreteria Fisascat Sassari. Se i licenziamenti annunciati dovessero concretizzarsi, ha stigmatizzato la sindacalista, 124 lavoratori perderanno il posto e a Sassari e in Interland 14 supermercati con l'insegna Sigma abbasseranno le saracinesche. L'auspicio della categoria cislina è che Rinaldo Carta riprenda in mano il controllo dei punti vendita, riportandoli sotto il marchio Cobec. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana.